Io sono Sergio, qualsiasi cosa vi posso occorrere di informazione di ogni genere sulle grotte, in qualsiasi momento mi interrompete, la visita la creiamo insieme, non sarà la classica visita turistica, d'accordo? Vi do dei dati però importanti, cammineremo per 3 chilometri, perché la parte più bella delle grotte è a 1,5 chilometri della Grotta Bianca, ma non è l'uscita delle grotte, quindi dovremo tornare indietro. 1 chilometro è identico, sebbene vi apparirà completamente diverso perché lo vedremo da una prospettiva differente. Altri corridoi ci porteranno qui dentro. La buona notizia, la sapete penso tutti, saliamo con gli ascensori. E colgo l'occasione per dirvi che se vi dovessero tremare le gambe in questo momento, è normalissimo, dipende dai tanti scalini che abbiamo discesi, dobbiamo essere sinceri tutti, chi scende 20 piani a piedi, penso ben poche persone, è una reazione che si ha, quindi la discesa, c'è il polpaccio che tende un po' il muscolo ad avere una contrazione, vi potrebbe dare questa sensazione. Non vi è pericolo in grotta se non legato alla distrazione, quindi vi chiediamo, mi raccomando, sempre dove mettiamo i piedi, ci sono i corrimano, noi sulla sicurezza ci teniamo tantissimo, a tal punto che sono le uniche grotte italiane accessibili, abbiamo un percorso e ve lo dimostreremo perché abbiamo un ospite speciale con noi e quindi i primi 800 metri sono completamente accessibili, dopodiché l'inaccessibilità è data dalla struttura geologica, quindi ci sono scalini, ma io e il collega daremo una mano e arriverà con noi l'ospite fino in Grotta Bianca. Lo dico per chi magari è titubante, vale la pena arrivare in Grotta Bianca, è una delle più belle del mondo ed è l'unica cosa che vi dirò in senso estetico, perché poi vi cercherò di dare dati più tecnici. Noi speleologi non amiamo dire qual è la più bella, perché la bellezza è soggettiva, però riceviamo ciò che ci dicono i turisti e la Grotta Bianca spesso fa addirittura commuovere per la bellezza che ha al suo interno. Questa grotta è quella che noi castellanesi ci teniamo particolarmente perché è quella che ha dato vita a tutto quel foro in alto, molti credono sia stato scavato, invece è così la grotta da quasi 1 milione di anni e proprio in questa identica maniera, quindi noi ora cominciamo a dilatare i tempi. La percezione non sarà più in anni, ma dovremo abituarci a sentir dire milioni, 90 milioni di anni fa, tutto nasceva sotto il mare, è una roccia che potete notare facilmente stratificata, quei mattoni sembrano messi gli unici sugli altri, notate che ogni strato ha uno spessore differente, vi do più o meno un'indicazione, uno strato di circa 30 centimetri ha quasi 500.000 anni. Succedeva che la sabbia veniva compattata e succedeva poi che il peso del mare la schiacciava. All'interno troveremo fossili, prevalentemente rudiste, in queste zone della Murgia pugliese. Sono gli antenati delle ostriche e delle cozze. Ve li mostrerò poi direttamente quando le possiamo notare, le potete fotografare nei punti migliori. Dopodiché questa piattaforma carbonatica, questo fondo marino per movimenti tettonici, ve lo semplifico, per la formazione della Murgia, quindi di queste colline, si sono praticamente innalzati lentamente, pensate a una roccia rigida che poi man mano si piegava, si spezzava letteralmente, creando delle microfratture che nel corso di milioni di anni si sono riempite di acqua piovana. Quindi sebbene in grotta siamo abituati a sentir dire fiumi, nel caso della Grotta di Castellana è una vecchia falda acquifera, cioè un contenitore di acqua che ristagnava, poiché l'acqua piovana entrava, attraversava la roccia permeabile e si andava a posizionare in una zona dove invece incontrava roccia impermeabile. Quindi quest'acqua ha compiuto un tipo di corrosione, non di erosione, cioè l'ha corrosa chimicamente, quindi man mano l'ha scavata. Quest'acqua poi man mano è discesa, più si alzava questa collina, più si portava per gravità nelle zone inferiori. Quindi noi camminiamo su un antico letto di questa falda acquifera, di questo fiume sotterraneo, e quindi non vedremo ovviamente quello che avremmo potuto vedere a livello naturale milioni di anni fa, ma vedremo la parte fossile, la parte finale di una grotta, quella nella quale probabilmente assistiamo ai fenomeni più belli, perché vi è la crescita di stalattiti, dovunque arriva goccia d'acqua, si formeranno quei coni che hanno una lunghezza variabile,
non possiamo darvi una datazione precisa, però genericamente nelle grotte si dice che un centimetro cresca intorno ai 40-50 anni se piovesse ogni giorno. A Pluvium, a Puglia, la nostra regione non è che goda di questo clima così piovoso, e quindi cosa succede? Che probabilmente i calcoli in queste zone dovremmo addirittura rivederli, perché sicuramente piovendo molto poco anche la crescita è molto più lenta. Però sicuramente quando le grotte si formavano eravamo in un periodo completamente diverso a livello climatico, vi era un periodo probabilmente più piovoso, più magari di tipo equatoriale. Ve lo racconterò attraverso i colori, potremmo fare proprio anche addirittura un viaggio indietro in quello che era il clima, e magari potrete sconfessare voi scrivendo anche quello che si tende a dire oggi, cioè che l'uomo è diretto responsabile dei cambiamenti climatici, perché in parte lo è vero, ma in parte la natura ci mostra che il clima è sempre variato, a volte anche molto rapidamente, e ovviamente non c'era la rivoluzione industriale. Non vi voglio dare troppe nozioni ora, vi do un dato: questa persona ha un casco, era uno speleologo noto, è diventata la persona forse più importante nelle grotte di Castellana, non tanto per la scoperta, perché la scoperta delle grotte è difficile attribuirla, in quanto quel foro, essendo sempre esistito, in realtà la grotta la si conosceva da sempre. Lui ha avuto il merito, insieme a Vito Matarrese, una persona del posto, che non era uno speleologo ma era un avventuriero, una persona molto coraggiosa, insieme a lui varcarono per la prima volta quelle che noi abbiamo soprannominato le colonne d'Ercole, ovvero la zona che non si riusciva a vedere più dall'alto. Nemmeno loro immaginavano quello che avrebbero poi trovato. Una seconda Postumia fu definita da Franco Anelli, che all'epoca della scoperta era il vice direttore delle grotte più note d'Europa, che sono grotte che all'epoca della scoperta erano nel territorio italiano, ahimè. Durante la Seconda Guerra Mondiale quei territori insieme ad altri furono poi persi durante la guerra, quindi Postumia oggi si trova in Slovenia. Anelli capì che si trattava delle grotte più importanti della sua vita, ne divenne il direttore e le lanciò come grotte tra le più visitate, anzi le più visitate d'Italia e tra le più importanti al mondo, da un punto di vista scientifico e da un punto di vista anche di interesse storico-culturale. Se avete delle domande, delle curiosità, resto a vostra completa disposizione. Raggiungiamo intanto il nostro ospite speciale e proseguiamo nella passeggiata.